cordiale saluto a Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, Vescovo della nostra Diocesi di Treviso, al Vicario Foraneo Monsignor Pier Giorgio Magaton, al nuovo parroco Don Antonio Gigliotto, alle autorità presenti e a tutti i cittadini qui riuniti. Desidero esprimere il mio personale compiacimento, quello dell'amministrazione comunale, della comunità civile e religiosa a Don Antonio, da oggi nuovo parroco di questa nostra parrocchia dedicata a San Zenone Vescovo e Martire, esternandogli la nostra soddisfazione, la nostra sincera amicizia, la nostra stima, il nostro rispetto. Benvenuto perciò in mezzo a noi. Cito le sue parole: sono consapevole che il Signore mi donerà tutto ciò che mi sarà necessario. Questo suo atteggiamento, questa disposizione d'animo è per noi la migliore garanzia. Noi siamo qui per iniziare assieme questo percorso. Il bene della nostra comunità ci vedrà sempre al suo fianco, nel segno della continuità ereditata dai suoi predecessori, ma desiderosi di continuare un'ulteriore crescita. Benvenuto Don Antonio nella nostra comunità. Guarda con paterna benevolenza il nostro nuovo padre, a cui affidi un'eretta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale di San Zenone degli Ezzelini cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità, che il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Parroco vi aiuterà
a far sì che la vostra esperienza di relazione del Signore non sia come quella di quei 9 leprosi che abbiamo sentito, che una volta guariti se ne sono andati, senza più pensare che cosa era avvenuto nella loro vita che avevano incontrato. Ecco l'atteggiamento di quell'unico che ha preso coscienza di ciò che era avvenuto, deve diventare rendimento di grazie. E l'Eucaristia significa precisamente rendimento di grazie. E allora, coraggio, avanti, con l'aiuto del Signore, ognuno mettendo la propria buona volontà, facendo la propria parte, perché il Signore vuole che siamo con gioia, con testimonianza di fronte al mondo suoi fedeli discepoli. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ci aiuti e ci sostenga la materna intercessione.